Siamo in una bruttissima situazione, ragazzi. È ora di fare le cose stealth anche con Ellie. Ellie, per fortuna, ha il coltello. Ha un coltello che gli viene direttamente da sua madre. Proprio addosso. Mamma mia, quanti clicker che ci sono. Buona così. Bene. Mi sa che l'abbiamo fregati. Dai, 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 che l'abbiamo fregati, dai. Credo che di qui dove bisogna andare. Porca miseria. Allora, andando di qua si fa questo giro e ora, andando di qua, dovrebbe essere un'altra parte questa. Dai, come ho capito. Non importa, ne siamo usciti. Ok. Vai, David.
Vai, devi darmi una spinta. No? Aiutami a salire. Ok, pronta. Occhio. Fai in fretta. Stai attenta a quei muscoli. Lo so. Solo nel momento in cui si controlla Ellie, si comincia ad instaurare un rapporto con lei totalmente differente rispetto a quello di prima. Questo ve lo posso dire io che lo sto giocando. Chiaramente voi che guardate è differente. Per voi, come prima guardavate Joel, ora guardate Ellie. Quindi può sembrare differente. Però il giocatore, nel momento in cui gioca con Ellie, instaura un rapporto differente. Via libera. Buona. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il personaggio di David è molto ben pensato. Ne parleremo più in là perché non voglio anticiparvi cose. Faremo delle riflessioni a tempo debito. Voi nel frattempo fatevi un'idea di David. Perché non ci lascerà tanto presto, Ci David. serve una via d'uscita. Mamma quanto è difficile questa parte, raga. Qua ci muoio tante di quelle volte. Non oso immaginare in modalità sopravvivenza quante volte ci morirò. Ok, dai. Aperti, forse c'è qualcosa di utile. Vedi niente? Piccolo cieco, per cosa usavano queste minacce? Quindi che facciamo? Dai, 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 dai. Munizioni, munizioni. Se ci fate caso, gli infetti muoiono solamente quando li spariamo noi. No! Munizioni!
Scappa, scappa, scappa! No, 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 no! Dai, 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 proprio ora che ce la stiamo facendo! Buona, buona le munizioni. No, 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 no. No. Salva, ti prego, salva, salva, salva. È un bloater. Cosa? Si rotti il culo. Non morire! Cioè, stiamo giocando bene però, raga. Ci sto prendendo la mano. Alla fine dell'avventura, dell'avventura però, ci sto prendendo la mano. Oh. Appena ho detto che ci sto prendendo la mano, ho fatto la figuraccia. Dai, cadi, cadi, cadi! Oh, ma fino a mo' era andato tutto bene. Sono andato in faccia, gli sono andato. Ora abbiamo una Molotov in più. Dai che abbiamo una Molotov in più. Mi serve il tiro. Non mi morire, non mi morire ora. Sei
Dai che è morto, dai che è morto! Uccisi tutti? Non essere così delusa. Più che delusa su te. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta e non sono morto neanche così tante volte. Ascolta. Niente infetti. Niente infetti. Che ti dicevo? Bene. Torniamo indietro e controlliamo il cervo. Te la sei cavata piuttosto bene là fuori. Direi che siamo un'ottima squadra. È solo fortuna. Fortuna? No, no. Questa non è fortuna. No, sai... Credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero? E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No, non agitarti. Non è colpa tua. Sei una ragazzina. James, giù la pistola. Col cazzo, David. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie. Andiamo via da qui. Joel. Non sono riuscita a prendere molto cibo. Ma ho preso questa. Sposta il braccio. Oh.
seguita. Li porterò lontano da qui. Ti verrò a prendere.